Ripiano se ci accende sta cazzo la telecamera. Cioè non più due. No, se n'è andata. Stiamo a fare un video qua. Ho capito. Stiamo a dire? Sapete? Sapete? Dimmi un po' ma. Stai di pieno ricco. Ma sei bella bancarella. Ah, ecco. Siamo al corridoio centrale? A posto. Ma faceva. Hai detto io ho ripreso. Un po' tutto invece devi prendere i culi. No, ma da mo che sta ripia. I culi sta ripia. Beh, che vanno bene per la fiera. Allora. Qual è questo che c'è entrato? C'è questo qua? Questo, questo. E vabbè. E vabbè. C'è un cazzo. A sta fiera ho visto più catane qua dentro, sì. Porco due che... Ho appena aspetta, mannaggia... Ma che cosa? Sì, tu sì, deve dare cazzo, mano. Sì, ma io vado perché così, scusa. Ma che sta a fare foto? No, no. Veramente sto a fare un video proprio. Che mangia ramen, quello. Allora, siamo qui con Federico Vinelli. Ciao Federico. A posto, che stai facendo di bello qui? Girato, principalmente per te, perché oggi non sei dovuto venire. Esatto, ma principalmente io oltre a cercare voi, che qualcuno abbiamo provato. Purtroppo Manuel e Frank stanno un po' così. Sì, io faccio il cameraman oggi. Sì, me se in cura nessuno. Lui fa il cameraman. Tu fai il cameraman. Ma tu sei quello porno. E noi? Un po' così. No, io, guarda che faccia che c'ha, che è lui. Piacere, oh. Mica io. E niente, qua, cioè, non ho trovato Pokémon, non ho trovato Resident Evil. Qua è brutta storia. Qualcuno c'era qualche ragazza da Pokémon 3? Ho vista pure, è vero. E non mi chiamava. C'è Spider-Man. Però era piccola. Vabbè, era bassa. Vabbè, diciamo che c'era un culo. Allora, c'è Spider-Man, ma non c'è Spider-Man. Vabbè, abbiamo incontrato anche lui. Saluta, di qualcosa, non lo so. Bella per tutti. Bella per tutti. A ciao. Dopo. Incredibile, abbiamo incontrato il vero Spider-Man, il vero super Spider-Man, eroe. Gli abbiamo chiesto se gentilmente poteva salvare nuovamente il mondo, ma ha detto che già l'ha fatto. Abbiamo chiesto perché Manuel è così cavalloso, ma non ci ha dato risposta. Non ha dato risposta, comunque ti capiamo. Insomma, l'ultimo film non ti hanno chiamato è stata una cosa brutta secondo me. Sì, c'è un colpo basso. Cioè, è rimasto male. Cioè, sinceramente, per tu e Batman, che tra l'altro sta arrivando anche Batman. Eccolo, ecco. Signor Batman, ci scusi, può venire un attimo? Batman. Dovete capire. Ecco, è arrivato Batman. Che signor Batman. Non è, infatti, i miei due personaggi preferiti non sono stati messi in un film che secondo me meritavano. Batman. Ma Batman è l'universo. Ma andavano messi anche dentro a quel film. Dettagli diversi paralleli magari che. Esatto. Joker. Sappiamo lei è una disputa con Joker. A me piace Joker, te lo dico subito. Lui è una persona brutta. È brutta la persona. Questo lo volevo dire, ha detto di tanto. C'è anche Goblin allora. Ma Batman lei è romano. Sì. Ah, non pensavo. È di Roma Batman. Salva il mondo ma è di Roma. Il problema è visto che qua già in Italia c'è il Cavaliere Oscuro. Certo. Due non ci possono stare. Ci abbiamo qualcosa. E quindi ecco. Quindi grazie per fatto questa cosa. Salutate i canali, dai. Salutate un po' tutti quelli che ci guarderanno. Salutiamo tutti quelli che ci guardano. Ragazzi, canali Spider-Man. Sempre forza Spider-Man e sempre forza Batman. E forza Joker. Quindi, guardate. Grazie ancora.
unitevi un pochetto. Allora, incredibile Tizi, abbiamo trovato Okash, eccolo qua. Però c'è la padrona, scusa. C'è anche la padrona, insomma, ecco che rispondi solo a lei. Niente, io ho provato di qualcosa a Okash, ma Okash è un po' così. Grazie Okash. Grazie. Giù, guarda. Giù, magna del cavallo. Magna del cavallo. Poi abbiamo un cavallo, abbiamo. No, lui non un cavallo. Come no, guarda. No, c'è un Ok. Allora, eccoci qua. Raga, incredibile. Vai, pure te. Tanto stronzo su io faccio il cazzo, vai. Oggi è giornata di supereroi, tranne lui che non è un supereroe. C'è ancora Spider-Man. C'è. No, ma non stavi a mangiare. Allora, controllo lui. Ah, danni. Ah, ok. Il problema è che Spider-Man si è affezionato, quindi ora ci difende contro, sai, Joker, roba cattiva. Guardate, no, che amicizia. Cioè, no, anche lui non hanno messo nel film, ma vedete, io dico, è un ingiustizia. Lui è un bravo. Lanterna verde. Dice, sei un grandissimo eroe e tra l'altro uno dei miei preferiti oltre Batman e Spider-Man. No? E sei anche verde. E sei anche verde che dovresti portare in giro. Vuoi dire qualcosa a qualcuno che ci guarda, non lo so, una cosa di ingiustizia, una frase d'effetto. Una frase d'effetto, pure una cazzata. Oh. Però che te la fai? Nel senso, cazzata. Ma che ne so? Libertè. Legalità. Okay. Legalità. Niente. Niente. Devi rovinare tutto come sempre. Quindi grazie anche a Lanterna Verde, ragazzi. Veramente. E... bella, raga. Bella, ciao. Ci vogliamo? Bella. C'è quale, magari. Jack Sparrow, che avevo. Signori e signori, sono un capitano. Abbiamo anche Jack Sparrow, che io amo alla follia. Jack Sparrow. Grazie. Lei è il capitano più grande di tutti noi. Ma quanti complimenti. Lei, anche se è molto scontato, comprendi. Comprendo. Comunque vedete che è il vero Jack Sparrow, non c'è niente da fare. Complimenti davvero, lei è bellissimo. Anche il costume, ragazzi, guardiamo. Cioè guardate che eleganza. La borsa pure, quella fa parte. Questa qua dentro c'ha... Nella borsa c'è un bottino inestimabile. Nonché forse qualche bottiglia con una nave che devo... tirar fuori tra due anni Jack Sparrow, grazie ancora per averci rilasciato questa simpatica intervista. Salutiamo Jack Sparrow, ragazzi. Salutiamo. Anzi, capitano Jack Sparrow, quindi scusi. Meno male te lo sei ricordato. Mi scusi ancora. Grazie a tutti per avermi intervistato. Buona giornata anche a lei. Comprendo. 'Scusa, ma scusa, ma cosa hai fatto? Ma dove l'hai presa sta cosa? Ah, a me. È uno Spider, questo è Spider-Man 2013, perché vedi, gli hanno dato un'arma che ormai i ragnateri... No, perché quei ragnatele ormai... Cioè, ragnatele fragiche ormai, Spider-Man, capito? Cioè, ragnatele fragiche, quindi... si è data questo, si è data la magia, si è data, dai. Mo vanno a mangiarsi il ramen perché... Date una mano anche voi a salvare il mondo. Però di la verità, mo vanno a mangiare il ramen perché il mondo l'avete salvato, sei un po' stanchi, giusto? Mamma mia, c'è una fame. Certo, poi ci spieghi come esci da statuta. Sì. Spiegacelo perché... Ma io ci vivo dentro. Cazzo. Invece lui è avvantaggiato perché c'ha lo spazio per mangiare, vedi? A parte non prende niente ramen, sei un buco della matriciata. Ecco, è romano. Giustamente è romano. Batman meglio di tutti. Bene, grazie mille. Ciao. Adesso ha incontrato Marvel e subito se ne è innamorato. Scusa. Cioè, nel senso...
La cosa, Manuel, io mi allontanerei perché comunque ha puntato detta prima. Io è un po' monellaccio questo Pedro, giusto? Esatto. Quindi ringraziamo anche Pedro Bere che ci ha fatto compagnia e Manuel sta lì. Poi qualsiasi cosa. Lo puoi castigare. Ciao ragazzi. Grazie mille. Grazie a te. Gangnam Style. Gangnam Style.